Senti, adesso invece io volevo che tu mi raccontassi questo attacco che c'è stato con gli aerei. L'attacco con l'aviazione è stata una sorpresa, perché, diciamolo francamente, tutte le guerre partigiane, anche persino quelle all'estero, non sono state attaccate dall'aviazione. Sì, mi stavi dicendo che praticamente col secondo bombardamento, questi Junker 88, nel tuo racconto parli che a un certo punto la bravura anche loro è stata quella di mettersi in ruota, praticamente loro arrivavano, non diciamo a raso Ah terra, sì, ma uno dietro l'altro, ha in modo... cambiato il sistema di bombardamento Esatto. e ti dirò, finito tutto, pensavamo che andava in via, invece tutto è entrato, hanno girato e hanno cominciato, arrivavano quasi a metà strada, acceleravano, sganciavano, la bomba non veniva giù dritta, veniva giù orizzontale. Mi ho mai visto quel sistema lì, tutto un track, li vediamo tutti e tre proprio in formazione arrivare, sganci, la bomba la veniva avanti. La precisione di centrarci a noi nella trincea l'ho notato perché il tiro era persino personale. Se ti beccavi sulla strada, depertice, te vedevi bene, te vedevi che girava nel cannoncino mitraglia, cioè era non una mitragliatrice, mitragliatrice, ta 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 ta, io facevo pum, 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 proprio, era il cannonade, arrivava l'intera, io l'ho vista, perché mi ha fatto la striscia sul fianco, l'intera era divisa in sei, porca. Ma quante te dice che hai visto la striscia di cannonate uno di fianco all'altro? È stato quando ti sei Quando mi buttato. sono buttato in terra, Dai, conto, mi ma sono dai, portato in dai, dai, dimmela, dimmela che la mi piace, perché guarda, mi fa male. mezzo. Eccola dovevo andare in avanscoperta praticamente, perché per andare da mio fratello bisognava fare un tratto di strada. Mentre salivo, cioè discendevo per andare da mio fratello, a un certo punto mi accorgi che l'aereo è fuggito e punta in di me confronto. Cioè, c'è stato un primo tiro che l'ho schivato, dopo sono sceso, non pensavo mai più che là facesse il giro. C'è un tram di che giro, poi dopo vedo che cioè, la scivolata in giù. Io in quel caso lì mi sono buttato a terra cercando di fare come fanno i scarafaggi che cercano l'angolo più acuto, cioè per schivare, e mi sono gettato a pesce. Quando sono arrivato giù ho sentito il dolore al petto, però non ci ho fatto caso, ormai era passato e mi ha fatto tutta la striscia sul fianco. Guarda in cielo, ostra lo schivato, da tanto, si può dire, 10 centimetri di distanza l'ho schivata. Devo ringraziare quella capacità di essermi buttato in quel modo. No? Intanto che mi alzo in ginocchio, ho di porco cane, mi hanno colpito, perché ho sentito anche del molle qui davanti, molle, sai quando è tutto Bagnà, umidiccio. bagnà, Ecco, è umido. te l'ho inciampato, perché ho capito, se ti prendono anche nella schiena, il proiettile di quel tipo lì mi avrebbe passato parte a parte. E tanti che parlavano, dicevano, è colpa se sei dopo, è compagno mio, mi fa in sci. Dopo
sentì l'odore, oh porco cane merda, sono contento. Sono stato abbastanza felice e mi sono gettato dove c'era l'erba alta per strappare l'erba e pulirmi. E ne tasca. E ti dirò che ero più preoccupato di pulirmi che dell'aereo. Guarda, dite se che questo racconto qui c'è dentro. Pensa che lo sentivi per televisione. Il Dario Fo lo racconta. Ma io te l'avevo raccontato prima. Sì, sì, sì. Sì, no, noi nell'altro racconto che noi abbiamo fatto, che era ormai sono passati 5-6 anni almeno, mi avevi raccontato di questa cosa, poi. Sì, sì. Perché la combinazione lì ha cambiato un po', ha messo la pogna, anche perché il percorso di quei partigiani era diverso. Senti Gino, secondo me tu, vabbè, lì è probabile che lui si sia ispirato, l'ha sentito dagli studenti, così. Però io sai che credo che un pochino tu devi avere anche ispirato Salvatores. Sai chi è Salvatores? Sì, quello che è ammazzato. Bravo. Quando bravo. Ma oltre a quello, anche quando lui ammazza il Mediterraneo, si chiama il film, quando ammazzano il mulo, come nel tuo racconto. Quello che ha ammazzato il mulo si chiamava Marmonti. Marmonti. Ma anche in Mediterraneo c'è anche un'altra scena che secondo me è un pochino simile a quella che tu hai raccontato. Permettimi un attimo solo che vorrei fartela vedere. Mediterraneo, eh? Vada, chi va? Sono io, lo russo. Parola d'ordine. Sono io, ho detto! Ma si riconosce, parola d'ordine! Ti ho detto che sono io, lo russo! Parola d'ordine, speriamo! Oh! Vabbè, Savoia o morte! Va bene, sergente, lei può avanzare. Va bene un cazzo! Contro parola d'ordine! Sì! Mi metto a sempre! Dove? No! No, quella sei di ieri! Pinta Margherita! Sì, quattro stagioni adesso! È regina Margherita! No, sì, sì, regina, regina! Va bene, noi dovremmo aspettare le regine della Grecia con questi quattro deficienti qua. Voi domani siete tutti consegnati, è chiaro? Ma cagare! Chi è stato? Chi è stato? Venga fuori chi è stato, vigliacchi! Questo qua so chi è, questo qua l'ho riconosciuto! Faccio di culo! Non sono stato io, no! Allora, niente, io te l'ho fatto vedere perché secondo me in questa scena di film mi sembra di vedere un pochino la scena del tenente Folco. Folco. Che tu hai raccontato della parola d'ordine. È vero che c'è un po' di similitudine. Però anche perché mostra, secondo me, quel modo non proprio professionale della nostra preparazione militare. Io devo dire che, ascoltando i tuoi racconti, io trovo molto interessante parlare con te perché è un racconto più veritiero, che fa capire che è fatto da uomini, da ragazzi, da giovani. Io ti dico la verità. Io ci tengo a dire le cose, tant'è vero che tante volte sono un po' rognoso. A volte mi sembra impossibile alcune posizioni tanto precise che gli altri hanno. Dici, magari, perché fare un problema di memoria non posso, perché ce l'ho più adesso, quando ripenso a quei fatti. Io c'ho un morto che ho visto morto, che a volte dico, meno male che su non da vedere le rovere mi morti. Mi sono sentito un vigliacco perché mi ho visto. Sono sulla strada, sono quasi vicino a dove c'è mio fratello.
nell'avvicinarmi cerco di immaginarmi come trovo mio fratello. Come svolto dentro, chiamo mio fratello, sai che non mi è venuto fuori la parola. Mi si è strozzato in gola. Intanto guardandomi in giro, era una borraccia per terra, era tutta crivellata di colpi, no? Vedo una coperta, io seguo, vado dietro la coperta. E sembra lasciata lì per terra e c'è morto. Lo guardo bene, nel nome fratello. Io tiro un sospiro di sollievo perché non è mio fratello. Penso ai pompieri, ne avevamo sei, e avevano la giacca di pelle che poi usava una volta, i tempi là. Vado giù a vedere. Mi sembrava di essere un vigliacco che non vuole andare a rischiare. Cioè la prima cosa che mi viene in mente è di andare giù, così dare. Ma egli su, le non facci. Quindi no, non la sapete. Le morte, cazzo, ma no, se avessi sentito un lamento. Vengo via e ritorno indietro. Sai che io avevo l'impressione di essere guardato. Ma quando tu dici avevo l'impressione di essere guardato, nel senso che tu non riuscivi a capire se era un tedesco o uno dei due? No, era giù a Bocconi. Col tempo hai pensato che, avrebbe, che sentivi che poteva esserci qualcuno che ti guardava, che eri controllato. Questo controllato era un tedesco nella tua testa, ma essendo in guerra... Se non riconosci l'uniforme, non è così sicuro che sia un tuo compagno. Perché ti dico questo? Perché l'abbiamo detto prima, che c'era un sacco di persone che vestivano la divisa fascista. Io ero, nel mio vestito ero principe di Galles. Cosa vuol dire? Ero elegante. Esatto, certo. E beh, perché eri venuti via dalla festa da casa, come per andare a una gita. Invece c'è un momento nel tuo racconto che mi dici dove praticamente invece viene colpito un compagno che scende da un dirupo per andare giù. Sì, quello l'ho visto. Quello è a 3 metri da me. Esatto. Viene colpito in pieno. Viene colpito in pieno perché lui scende a salti e c'è un momento in cui tu proprio nel tuo racconto dici che il salto è interrotto dal colpo di fucile, cioè dal proiettile che lo colpisce e quindi cade a terra immobile. Chi era questo soldato? Corazza. Era un pompiere. Il fatto che saltai era un tipo atletico. Nessuno è andato là perché non sapevate dove erano i tedeschi in quel momento, sì. Lì. E sapevamo che eravamo sotto terra. Senti Gino, niente, dai, siamo arrivati più o meno alla fine di questo racconto. Adesso dopo mi dai quella cosa che faccio la scansione. Sì, di... ma c'è diverse. E poi dopo sei tornato a Milano. Sì. E sei tornato per il 25 aprile per... No, a Milano sono tornato dopo, qui avevano già festeggiato. Avevano già... Quando sono tornato io ho trovato più partigiani di quel che... A me mi è venuto in mente, senza cattiveria, mi è venuto in mente quello che dicevano dei mille, che il partito Mila dopo andare a tirare la pensione era l'Andes Mila. Quando sono venuto a casa, mi bastava che era andata così, che avevo salvato la pelle. Attento, perché questo qui... No, certo. Dopo, a un certo punto, sono a casa, e mi viene data, me l'ha recata a mano, non so come l'ho avuta. Questo qui è il congedo, il riconoscimento di qualifica partigiano della Lombardia.
Dopo possiamo fare una scansione? Perché questo qui lo devo sapere. Ossia. No, lascia lì. Lo so. No, non lo tocco. Ecco, non lo toccare. Qui ti faccio vedere l'età di tuo papà. A quell'età lì, i ragazzi, questo è mio fratello minore. Ah. L'hanno fatto inginocchiare, sai perché? Se l'era di metro. Oh, strega! Che bel fie che l'è che schi. Eh? Che bel fie. Sì. Chi l'è? È un amico della Baia. Sono quei ragazzi che noi abbiamo lasciato agli inizi della guerra. E dopo la guerra, finita la guerra, anche tuo papà si trovava ad avere già certo. Un bel vent'anni, no? E fai partigiani, però vedi, sono partigiani anche lui. Lui non si dichiara partigiano, perché dice che se eravamo in un periodo in cui i tedeschi perdendo scappavano. E seguire uno che scappa è un po' diverso. Certo. Che seguire invece che te spara. Veramente. Senti, ti posso lasciare un momento che vado di là, attenzione che questo si rompe, che vado di là a portare il computer? Sì. Intanto ti lascio qui un attimo senza niente, né registratore né niente. Smorsi ti scosso.